e benvenuti in questo nuovo video. Volevo ringraziare innanzitutto tutte le persone che mi seguono, tutti quelli che commentano e i nuovi iscritti. Per chi non mi conoscesse, io sono Francesca, detta La Rovi, cioè in realtà tutti mi chiamano La Rovi, un soprannome, poi vi spiegherò magari un giorno perché. E niente, questo appunto è il mio canale dove parlo di cose diciamo semiserie, a volte serie, a volte no. Oggi per esempio è un video diciamo relax, perché voglio farvi vedere i miei preferiti di Primark. Ho visto che in tantissimi avete visto il video dei miei acquisti di Primark, però non ho mai trovato sul web, magari c'è, non l'ho trovato io, qualcuno che consigliasse proprio cosa andare ad acquistare da Primark indipendentemente dal periodo. Perché? Perché ci sono secondo me alcune cose che voi trovate come una sorta di continuativo in questo store, possono magari cambiare i colori, i tessuti, però secondo me sono delle cose da avere assolutamente, diciamo, ottime dal punto di vista del bilanciamento qualità-prezzo, e quindi mi è venuto in mente di fare questo video, anche perché io sono un'appassionata di Primark. E quindi questo è, diciamo che alcuni acquisti li ho fatti negli store di Primark che ci sono appunto in Italia. In particolare sono stata in tutti e tre in realtà, sia a Prato che a Verona che a Milano, ad Arese in particolare, e però altre cose invece sono state acquistate a Londra, bei tempi in cui andavo da Primark a Londra. Adesso purtroppo siamo in questa situazione, ma speriamo di uscirne presto. Allora, quindi preferiti di Primark. Allora, se andate da Primark, secondo me non potete non acquistare gli scrunchies. Questi sono solo alcuni degli scrunchies che io ho comprato nel corso delle mie visite da Primark. Per esempio questi tre, questi due, eccoli qua, ve li ho fatti vedere anche nel video degli acquisti diciamo di Primark. Li ho presi nel periodo estivo, vedete, infatti hanno colori più sgargianti, più estivi appunto. Anche questo diciamo bianco in tulle c'era d'estate, penso fosse sempre collezione estiva, però per esempio questo qui maculato in vellutino è della collezione sicuramente invernale, perché questo qui l'ho acquistato forse più di un anno fa. Resistenza ottima, ottima, e prezzo super, perché per esempio questo qua che era un set da 3 e l'avevo pagato qualcosa tipo 3 euro, cioè 1 euro l'uno, questo forse 2 euro, perché ce l'ho sia bianco che nero, così questo anche l'avrò pagato forse 1,50 euro. Cioè, se amate gli scrunchies, se andate da Primark non potete non comprarli, cioè secondo me questo è un acquisto top. Infatti ogni volta che vado li acquisto collezionandone diciamo 2000. Sempre tra i preferiti di Primark, qui ho diciamo ne ho due, però gli altri che ho acquistato sono attaccati alle valigie, sono appunto queste diciamo luggage tag, che sono le etichette, vedete, da mettere attaccate alle valigie. Sono deliziose queste qua, ce ne sono veramente di tutti i tipi, vedete, ora che bella questa unicornosa, e ce ne sono veramente di tutti i tipi, vedete qua, potete poi scrivere il nome, il vostro indirizzo eccetera, e molto spesso quando diciamo ci sono le reduction, perché Primark non fa dei veri e propri saldi, questo ve l'avevo già detto nell'altro video, però molto spesso si trova diciamo qualche articolo in promozione. Per esempio questi qua costavano 2,50 euro, prezzo originario 2,50 euro l'uno, e li ho pagati 1 euro l'uno. Non li ho ancora utilizzati perché ne avevo comprati tipo 10, e quindi questi sono sostanzialmente avanzati. E secondo me questo è un ottimo acquisto, diciamo, nella parte accessori da fare. Poi passiamo invece a qualcosa, diciamo, di più sfizioso, perché io non posso vivere senza questi pigiami di Primark. Cioè, secondo me sono top e questi sono i miei preferiti. Allora, questo qua, diciamo, è versione estiva, non è tanto stirato, mi vergogno un po' a farvelo vedere, però
in realtà è troppo carino. E questa, diciamo, camicione, vedete, a righe, così, leggerissimo, a maniche lunghe, quindi io lo uso, diciamo, quando iniziano i primi caldi, perché comunque una camicia da notte in realtà è un camicione che si chiude, ed è delizioso perché c'è Mickey. E questo modello qui di camicia da notte, vedete, fatto a camicione gigantesco, c'è sempre da Primark. Magari non lo trovate, diciamo, in questa colorazione con Mickey Mouse, magari lo trovate in un'altra tipologia, però è veramente top. Oltretutto è 100 cotone e mi pare di averlo pagato sui 13 euro, quindi comunque è sempre un costo assolutamente ragionevole. E questo, diciamo, è il mio preferito, il mio pigiama preferito periodo, diciamo, primi caldi. Poi c'è quello che invece utilizzo appena inizia a fare un minimo freddo, che è proprio il mio preferito in assoluto. Lo so, non ridete, ma io dormo con lui. Vedete, c'è Elf che urla: "Oh my god, Santa is coming, I know him, I know him, I know him." Mi mette gioia questo pigiama. Io quando ce l'ho e vedo lui che dice: "Conosco Babbo Natale, oh mio Dio, sta arrivando Babbo Natale, lo conosco, lo conosco, lo conosco", cioè io rido come una pazza, non ce la posso fare. E i pigiami di Primark, ovviamente quelli natalizi, sono sempre a tema, c'è tipo quello del Grinch, di Elf, mi pare di averli visti anche, Winnie Pooh, ce ne sono di tutti i tipi. Questo comunque è il mio preferito, non ce la posso fare, ce l'ho proprio utilizzato tantissimo. E poi il sotto è veramente carino perché c'è sempre scritto "Oh my god, oh my god, oh my god", e c'è, ci sono tutti gli alberelli di Natale con tutte le stelline e tutto quanto. Altro acquisto che vi consiglio di fare se andate da Primark è reparto accessori. Allora, sicuramente vi consiglio di prendere questo, se, diciamo, questo blister di orecchini a forma di perla di tutte le dimensioni, dove non ci sono perché li ho usati, al modico prezzo di 1 euro. Cioè, la perlina è sempre carina, chiaramente sarebbe preferibile usare le perle vere, ma diciamo che non è che tutti se le possono permettere, quindi sicuramente se uno vuole un orecchino elegante, questo qua è un continuativo, lo trovate sempre e secondo me è delizioso. E c'è proprio anche piccolissima, veramente carino, 1 euro. E poi ci sono questi set di orecchini di tutti i tipi, ce ne sono tipo un centinaia, dovete un attimo stare lì concentrati a capire quale set prendere. Però vedete, normalmente ci sono questo set di orecchini non pendenti, e poi qua io avevo preso i cerchietti con i pendenti che sono molto carini, prezzo 3 euro per 1, 2, 3, 4, 5, 6 paio di orecchini. E poi anche qui costano meno, sono 3 paia di orecchini a forma di cerchio, vedete, questi sono quelli che io non ho ancora usato, gli altri li ho usati tutti. Veramente carini, e li consiglio perché sono sfiziosi e costano veramente pochissimo, quindi assolutamente orecchini e accessori vari da comprare da Primark. Io uso più gli orecchini, qualche volta ho comprato qualche anello, mi è piaciuto, i braccialetti anche, però diciamo la cosa che compro di più sono sicuramente gli orecchini perché mi piacciono. Altra cosa che consiglio di prendere, diciamo soprattutto nel periodo invernale, però credo che anche nella fase estiva ci siano questi maglioncini, vedete, Dolce Vita, però non proprio alta Dolce Vita, è un collo un pochino rialzato, ma veramente carini. Questo l'ho preso a costine sul beige marrone, ce l'ho anche nero, verdone e forse bianco, l'avevo preso di un sacco di colori. Preso maglioncini a 5 euro che io uso come sottogiacca, e questi li uso proprio finché non fa caldo, cioè sono veramente veramente carini. E sono assolutamente, diciamo, anche economici, quindi questi, diciamo, questa serie di cose così semplici consiglio sempre di prenderla perché i tessuti sono buoni e soprattutto appunto li usate tutti i giorni, potete essere carine senza andare a prendere chissà che. Altra cosa veramente carina sono i guanti.
questi non li ho ancora mai usati, sono un po' peluche, tipo peluche, e costano veramente pochissimo, perché questi qua li ho pagati 3 euro. Adesso che, diciamo, causa coronavirus tutti useremo i guanti invernali, io non è che proprio li amo, però questi qua finalmente avrò occasione effettivamente per usarli, così quando uno esce si mette il guanto ed è sicuramente più protetto. E ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i colori, per l'inverno secondo me sono veramente un ottimo acquisto. Altra cosa che vi consiglio di comprare se andate da Primark sono le giacche. Queste sono soltanto due delle giacche che io ho comprato. Hanno veramente dei tagli bellissimi. Questo qua è un po' taglio uomo, sembra un doppio petto, però in realtà è una giacca che non si chiude, rimane, diciamo, aperta così, ed è in questo, diciamo, rosa confetto, veramente carino, veramente bellissimi, tessuti ottimi, vanno giù bene, cioè vestono bene, e sono veramente sfiziose e costano veramente pochissimo. Mi pare su queste le ho pagate forse sui 10 euro perché c'era la reduction. E questa qui è l'altra che avevo preso, grigia, con questa fantasia, diciamo, un po' sullo scozzese, rosa. Veramente bellissime, mi sono trovata benissimo, e ci sono sempre di tutti i colori. Io non l'ho presa nera perché giacche nere erano fin troppo, ma queste qui proprio danno subito un tono grintoso all'outfit, quindi assolutamente andate a vedere le giacche. L'altra cosa fantastica che mi sono pentita di non averlo comprato anche beige è il trench. Questo è proprio, sembra il trench, vi giuro, di Burberry. Ora il tessuto non è quello di Burberry, però è veramente bellissimo, perché è un trench a tutti gli effetti. Vedete qua c'è la sua cinturina, vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio, non credo meglio di così, comunque fidatevi sulla parola. Questo trench veramente veramente comodissimo, bellissimo, lo sto utilizzando ormai da quasi 2 anni e mi sono trovata benissimo. Purtroppo non la, cioè, questo, diciamo, è un trench a mezza gamba, cioè arriva al ginocchio, c'è anche più lungo, ma io essendo piccolina con quello più lungo proprio mi perdevo. Io ho preso come taglia una 34. State attente soprattutto quando leggete le taglie, perché magari leggete, non lo so, la taglia, come posso dirvi, inglese, vi sbagliate e non prendete la taglia giusta. Dovete sempre guardare taglia Italia. Vedete, adesso per esempio avevo letto la taglia europea 34, invece la taglia italiana è una 38, quindi dovete stare attenti con le taglie, però veramente questo ne è valso la pena. Io in questo periodo lo sto usando tantissimo perché a Roma non fa ancora freddissimo, e quindi insomma è una delle giacche che uso assolutamente di più. E c'è, l'ho visto da Primark, sicuramente sia nero sia appunto color trench classico, color Burberry, quindi quel, diciamo, beige, come potrei definirlo, beige beige Burberry, ci siamo capiti, veramente carinissimi. E li ho sempre visti da Primark, cioè ogni volta che sono andata negli anni il trench l'ho sempre visto, quindi assolutamente acquisto da fare se si va da Primark e vi piace ovviamente il genere. Allora ragazzi e ragazze, mi pare di avervi fatto vedere tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Io, se qualcuno me l'avesse, insomma, riassunto così, sarei stata contenta, quindi spero che vi sia utile. Vi mando un bacione. Ah, aspettate un attimo, è una notizia fake. Allora, qua qualcuno mi ha mandato un biglietto dicendo che venerdì 27 novembre inaugura Primark al centro commerciale Massimo di Roma. Allora, io so però che questo centro commerciale doveva aprire, poi ci sono stati dei problemi, l'inaugurazione è stata rimandata, quindi bisogna vedere, coronavirus permettendo, perché se apre Primark il 27 novembre faccio subito un video haul, vado, svaligio Primark e torno.
Ragazze e ragazze, spero che questo video vi sia servito e vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione grandissimo. Se avete dei commenti, mi raccomando, sempre tutto nello spazio commenti. Io vi lascio ovviamente tutti i dettagli agli altri video, anche a quello di Primark che avevo registrato a luglio qua sopra. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettermi un like se vi è piaciuto questo video. Io mi sto diventando come tutte le altre influencer. Vi mando un bacione, ciao!